sequestro di una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Scoperta dalla Polizia Provinciale una vasta area in passato destinata a cava estrattiva mineraria di pietra e inerti, dell'estensione secondo i rilievi catastali di quasi 8 ettari, di cui almeno 4.000 metri quadrati adibiti a smaltimento illegale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. L'area, individuata e sottoposta a sequestro preventivo, si trova in contrada Grottone Carancino, proprio al confine territoriale tra i comuni di Siracusa e Priolo, area antistante ai Monti Climiti, catena collinare posta a nord-ovest di Siracusa che rientra tra i siti di interesse comunitario della Sicilia. All'interno delle cavità artificiali, dove sono presenti numerose incavature e diversi crepacci a forma irregolare, distante dal centro abitato di Belvedere, poco più di 3 km, a cui si accede percorrendo un sentiero con un varco ricavato lungo il muro a secco che costeggia la strada provinciale 25, ignoti, dopo aver scardinato il lucchetto corazzato che chiudeva la sbarra in ferro del tipo a bandiera posizionata a tutela del diritto di proprietà, con azioni reiterate nel tempo e l'ausilio di mezzi meccanici, hanno realizzato una imponente discarica abusiva dove sono stati smaltiti ingenti cumuli di rifiuti speciali pericolosi consistenti in centinaia tra onduline e serbatoi in Eternit, resi friabili dall'usura del tempo o frantumati, pertanto ancora più pericolosi per il rilascio in atmosfera di particelle di amianto. E rifiuti speciali non pericolosi di granulometria variabile, in parte perfino interrati o viceversa occultati dalla vegetazione spontanea come scarti di calcinacci, intonaco, miscuglio, scorie di cemento e cartongesso, mattoni, piastrelle rotte, materiale lapideo, tondine in ferro, residui di tubi corrugati, tubi passacavi elettrici rigidi in PVC, polistirolo, guaina per edilizia, ritagli in legno, vetro, plastica, porte, infissi in legno e pneumatici. Poi rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, computer, monitor, vecchi televisori con schermo a tubo catodico e frigoriferi. Rifiuti solidi urbani non differenziati, contenuti all'interno di grandi sacchi in plastica, scarti vegetali e beni durevoli d'arredamento, nello specifico divani, sedie e materassi. Sono in corso ulteriori indagini al fine di risalire mediante l'esame dei rifiuti agli autori del reato.